Nel mio lavoro il soggetto protagonista è al 90% il corpo femminile. È un corpo femminile che viene completamente scontornato ed è contestualizzato da elementi prospettici, ambientali e temporali, perché proprio mi interessa che il corpo emerga completamente e sia il protagonista assoluto del mio lavoro. Le posizioni che scelgo hanno un'origine dalle asane dello yoga. Sono delle posizioni che sono articolate, sono in certi casi il corpo è quasi annodato e sembra che siano nel mezzo di un movimento a volte, no? E perciò nel mezzo di questo movimento io colgo un attimo preciso e in quell'attimo preciso il corpo poi alla fine può risultare annodato, può assume delle posizioni innaturali nella maggior parte dei casi, però proprio questa innaturalezza della posizione è proprio quello che mi interessa. Mi piace il corpo nella sua naturalezza, mi piace il corpo senza nessuna forma di censura. Molte volte scelgo di mettere in primo piano anche delle porzioni che possono essere genitali, seni, capezzoli, e mi accorgo quando la gente vede, il pubblico vede i miei quadri, rimangono un po' così, no? Perché cioè, magari c'è un genitale di una donna, la vagina in primissimo piano, no? Ma vedo invece che nelle persone ancora c'è questo pregiudizio, no? Quasi, no? A volte mi dicono: ah, ma mi piace questo quadro, però non so se riuscirei a prenderlo nel soggiorno di casa mia, perché vedere un culo così, magari gli ospiti, il prete viene a benedire e si fa il segno della croce. Quel che è assolutamente voglio evitare che sia un'immagine volgare, pornografica, che faccia un po' l'occhiolino per accattivare da un punto di vista sessuale, no? Cioè, io voglio che sia un corpo nella sua bellezza, nella sua completezza. Such a shame. Such a shame. Un elemento che invece non c'è nei miei quadri è la rappresentazione del viso, poche volte. In realtà il viso esprime l'anima poi del soggetto. Gli occhi, la bocca, una smorfia, proprio da questi elementi mimici fuoriesce l'anima del soggetto rappresentato. Io molte volte non ero soddisfatto di questi quadri in particolare. E poi mi sono accorto che avevo quasi la sensazione che il quadro stesso mi stesse osservando, mi stesse scrutando, no? E mi sono sentito io improvvisamente nudo, spogliato di fronte al quadro. E questa roba qui mi stava assolutamente, mi dava fastidio, diciamo, perché mi dava una sensazione proprio di essere sottoposto a un'osservazione che io invece no, non volevo assolutamente.
Quando ho ripreso a dipingere, non pensavo di mettermi lì a esporre i miei quadri in qualche galleria, in qualche fiera. Facevo così come il mio sfogo, come il mio piacere, come il mio mezzo d'espressione, come un bisogno, no? di creatività. E poi sì, cioè, ho avuto l'occasione per iniziare a fare piccole cose. E in realtà ho scoperto che quel momento lì dell'esposizione è un momento che mi piace molto, perché c'è un confronto diretto con le persone e poi c'è tutto un modo per mettersi in gioco alla fine, no? Perché vabbè, uno può scrivere, può dipingere a casa sua, mettere le cose nei cassetti, ma poi in realtà sento ho la voglia e la necessità anche di far vedere quello che faccio. Sarà qualcosa di molto narcisistico, però perché no, nel senso sono fiero di quello che faccio, mi piace avere il confronto con la gente. Mi sono accorto un giorno, proprio avendo una carrellata di quadri davanti a me, che nel corso del mio lavoro, poco per volta, il mio lavoro si è sviluppato ed è cambiato. Questo sia da un punto di vista cromatico, ma soprattutto da un punto di vista di forma. E mi sono accorto che poco per volta il corpo lo rappresento sempre più frammentato, come se mi chiedesse di esplodere, di uscire da questa anatomia che è già costretta e un po' frammentata, per diventare qualche cosa che sia più informale, qualcosa che sia meno riconoscibile e più, anche meno statica, molto più dinamica. Perciò penso che il mio percorso sarà verso questa tendenza di deframmentazione dell'immagine per qualcosa che di più informale, più astratto. Ma non so ancora come sarà in realtà. Impara l'arte e mettila da parte.